Ciao, sono Elena Vaccarino, siamo nella Tacheria Las Rosas di Torino e voglio presentarvi la nostra cocinera Orozco Montoya Sandra Patricia, con la quale oggi andremo a preparare delle specialità Las Rosas che abbiamo pensato adatte anche alla cucina domestica, quindi potrete facilmente riprodurle anche a casa vostra. Adesso Sandra andrà a preparare las fresas borrachas, fragole per l'appunto ubriache. Potete in realtà usare altri tipi di frutta, frutta tropicale, mango e papaya piuttosto che ananas, varierà il tempo di cottura a seconda della morbidezza del frutto scelto. Partiamo dalle fragole fresche, le tagliamo a pezzettini come vedete, le condiamo e le lasciamo a condire con del succo di lime e dello zucchero grezzo. Andremo poi a spadellarle con del tequila e le serviremo con un assortimento di tortillas dolci. Le tortillas dolci si ottengono partendo dalla tortilla di grano, tagliata a triangolo piuttosto che a cerchio, o addirittura a cestino, che si ottiene friggendo la tortilla, racchiudendola tra due cestini d'alluminio d'uso comune. Per rendere dolci le tortiglie, una volta fritte, ancora calde, andranno cosparse sempre di zucchero grezzo, mai zucchero bianco. Adesso la nostra Sandra condirà le fragole tagliate a tocchettini, le metterà in un piatto, aggiungerà del succo di lime spremuto, eventualmente filtrato, con dello zucchero grezzo. Un'interessante variante prevede l'aggiunta di chile serrano, ecco qua il nostro chile serrano, un peperoncino verde carnoso di media piccantezza. Nel caso si taglia a pezzettini e lo si aggiunge direttamente al condimento. Adesso Sandra con le mani mescolerà per bene le fragole in modo che si insaporiscano, le lascerà nel loro condimento per almeno un'oretta, le porterà poi in cottura, facendo attenzione a non utilizzare immediatamente solo queste fragole, ma aggiungendone di fresche a metà cottura. È molto importante raggiungere due diverse texture nel piatto, una più morbida e una più croccante. Dopo di lasciare riposare le fragole per un'ora, di aver preso il gusto del lime e del succhero di canna, andiamo a portarle a padella. Padella bella calda. Le cuoceremo almeno per 2 minuti. Dopodiché aggiungiamo le altre fragole fresche. Le abbrustiamo con un po' di tequila. Aggiungiamo la menta. Le saltiamo ancora per 1 minuto o 2, dipendendo dalla croccantezza che vogliamo le nostre fragole. E se vogliamo aggiungere anche del chile serrano in questo momento, perché è bellissimo abbinare del piccante alla frutta. Adesso impiattiamo le nostre fragole nella tortilla che abbiamo fatto precedentemente. Mettiamo ancora. Una foglina di menta. Oppure, come abbiamo fatto a forma di cerchio le nostre chips, e andiamo a mettere le fragole qua sopra. È bella anche di vedere questa. Le mettiamo sempre la foglia di menta. A voi.